Una campagna elettorale vissuta nei quartieri che man mano si è sempre più colorata di una chiara appartenenza politica, quella che Elvira Serra ha condotto in queste settimane. Una duplice forza, quella del forte radicamento di una delle storiche famiglie agropolesi e quella del sostegno, unica lista di partito della coalizione di Fratelli d'Italia. La compagine guidata a livello nazionale da Giorgia Meloni e di cui è referente in Campania Edmondo Cirielli. Toni spesso forti per rivendicare una discontinuità con il passato e che ha trovato in due donne, Elvira Serra e Gisella Botticchio, le due passionarie condottiere di questo progetto. L'ultimo appello al voto della candidata sindaco e della sua coalizione ci sarà questa sera alle ore 22 da Piazza Vittorio Veneto, e in diretta su Cilento Channel. Questa campagna elettorale volge al termine e sono molto contenta perché è stata una campagna elettorale veramente entusiasmante. Siamo stati nei quartieri, abbiamo ascoltato la gente, e giovani, anziani, commercianti, aziende. Abbiamo incontrato associazioni sportive e associazioni culturali. L'entusiasmo verso la nostra proposta e le mie quattro liste è cresciuto mano a mano nel tempo. Non esistono solo gli affari, una politica volta all'interesse solo di alcuni, esiste una politica che si fa in maniera disinteressata e tutti insieme si crea una comunità, perché le opere fini a se stesse non creano una comunità. La comunità è fatta di un intento comune, della volontà comune di partecipare alla cosa pubblica e quindi di non vedere la propria città, la città dove si è scelti di vivere, in un degrado assoluto. Noi non vogliamo vedere più quel degrado. Abbiamo presentato con la mia coalizione un programma importante, vasto. In questo momento non posso dirvi alcune cose, ma soprattutto sarà incentrato sull'ospedale, sulla riapertura dell'ospedale, su una sanità che sia più equa, perché non è possibile avere una sanità a comando, un mese si può essere ammalati, il mese dopo non si può essere ammalati, quindi questa è una cosa che non va bene. Ripuliremo le spiagge dalle alghe, ma non sono alghe, non è la pianta pulita che spiaggia dal mare, sono i cumuli di montagna, di immondizia che sono stati messi là e sono veramente il degrado di una politica che ha degradato la città. Quando si parla di sistema, non siamo stati noi ad usare il termine sistema, lo hanno utilizzato alcuni che dalle loro posizioni di governatori o di enti, rappresentanti di enti, hanno utilizzato questa parola che ha fatto vergognare noi cittadini agropolesi, che siamo stati chiamati quelli delle fritture, ma questa non è una città di fritture e non si dice neanche per scherzo una cosa del genere, neanche per scherzo. E la città quindi ha bisogno di ritrovare una compattezza e deve avere un sindaco forte, un sindaco capace, un sindaco donna. Questa volta è il vero cambiamento per questa città. È tanto tempo che non c'è una donna è capace di prendersi le proprie responsabilità, di dimostrare le proprie capacità. Io non ho un carattere mite. Quindi a tutti i tavoli istituzionali farò sentire la mia voce. Un politico deve avere una voce forte e determinata, altrimenti non farà considerare la sua città importante. Io non mi appoggio a grandi personalità perché credo di non averne bisogno. Nessuno può dire quello che tu pensi della città dove vivi e dove sei nato. Ognuno di noi la conosce più dello straniero che viene da fuori e non sa neanche di che cosa dire o che cosa parlare. Noi siamo stanchi, stanchi davvero di una politica a un solo senso. Chi rappresenta gli enti dovrebbe avere l'umiltà di riconoscersi un rappresentante di tutti e invece il rappresentante solo di una parte. Questo non va bene perché gli enti, dalla regione o agli enti delle comunità, sono tutti pagati anche con i soldi di noi cittadini agropolesi. E quindi se noi paghiamo tanti mutui, abbiamo pagato tante tasse per servizi che molto spesso non ci sono, abbiamo il diritto di dire la nostra, sappiamo cosa dire e nessuno ci deve mettere le parole in bocca. Un sindaco, Elvira Serra, sarà il sindaco di tutti il giorno dopo essere eletto, ma vi assicuro che avremo vivibilità,
ritroveremo la voglia di stare insieme, di essere una comunità e di votare nell'interesse di tutti, perché la politica è questo, è l'interesse di tutti, non è l'interesse di pochi, perché l'interesse di pochi toglie giustizia a tutti quanti gli altri. E allora noi dobbiamo immaginare una città che abbia il coraggio di difendersi da sola. Elvira Serra, sindaco, la vera rivoluzione, le mie quattro liste, tutte persone preparate che daranno risposta con la propria capacità. Il cambiamento adesso, il cambiamento siamo noi.